Da oggi veramente possiamo cambiare un po' il modo di pensare al trasporto pubblico a Torino. Stamattina, devo dirvi la verità, ho comprato il mio ultimo biglietto cartaceo. No, non l'ho messo su una smart card, ma cartaceo per fare il mio ultimo viaggio con un biglietto. Da domani sarà possibile scaricare l'app. E questa è veramente una novità per noi. Io ringrazio tutti quelli che hanno lavorato in questi mesi, in questi ultimi anni, ma soprattutto in questi mesi per riuscire ad arrivare al risultato di oggi. È importante perché innanzitutto abbiamo visto la rivoluzione, della smart card, quindi per eliminare sempre di più il titolo cartaceo, che deve ancora prendere piede, perché non tutti i cittadini di Torino hanno ancora acquistato comunque. Chiesto a GTT una smart card e non tutti stanno utilizzando la smart card per acquistare il proprio titolo di viaggio, soprattutto per il titolo singolo. Quindi abbiamo ancora tanti titoli cartacei. Da domani con l'app speriamo veramente di riuscire a fare questo grande passaggio, di eliminare sempre di più il titolo cartaceo. Il pensiero solo che da domani da casa mia, seduta comodamente sul divano, posso acquistare un titolo di viaggio e riuscire a validarlo sopra un mezzo pubblico è veramente un passo importante. Importante anche per quello che sarà il seguito e quindi avere una carta servizi, un MAS, come abbiamo sempre detto, cioè mettere il cittadino al centro di una serie di servizi acquistabili su un'unica app e validarli su un'unica app, dal car sharing al bike sharing al trasporto pubblico, questo è il primo passo. Quindi GTT è riuscito a stare dentro i tempi che gli abbiamo chiesto per partire poi ad ottobre invece con il MAS e questo per noi è importante perché saremo la prima città d'Italia a partire con un vero e proprio cartaservizi per la mobilità.